Berlusconi meriterebbe un francobollo, secondo lei? Non può, perché nella legislazione italiana le persone viventi non possono essere fissate sul francobollo. Però, voglio dire, una volta, quindi, quando, sarà, quando, limite... che, quando sarà? Cioè, Giovanna, quando sarà? Tra 100 anni? Oggettivamente, sì? Nella storia dell'Italia del fine 900, inizio 2000, della vita politica, sì? Berlusconi sarà come Giolitti, come Mussolini, come De Gasperi, come Berlusconi, personaggi che nel bene o nel male ha fatto la storia d'Italia. E dunque meriterebbe un francobollo, una volta che tra 100... Ora, diversamente da Mussolini, che francobollo l'ha avuto in vita, ma non da morto per evidenti ragioni di dittatura, sì, certo. Come sono stati ricordati Nenni, è stato ricordato De Gasperi, sono stati ricordati esponenti del Togliatti, insomma, tanti esponenti nei francobolli italiani, non vedo niente di... Se in futuro si è ricordato anche il Presidente del Consiglio Berlusconi, non ci vedo proprio niente di scandaloso. Allora, è la storia d'Italia. È la storia d'Italia, non c'è dubbio. Io voglio capire, se lei dopo 20 anni in Parlamento, dal 92 al 2012, nel 2013 ha ancora voglia di fare il parlamentare. Sì, ho voglia di continuare a fare politica. Lei che farebbe se no? Altrimenti che farebbe nella vita? Niente. Io dico, nella vita c'ho un milione di cose da fare. No, ma di mestiere. Di mestiere. Da una professione da rinverdire, di hobby da coltivare, per esempio la storia postale e la filatteria, che è sempre stata la mia attività principale. La filatteria. Alla quale voglio dedicare più tempo, sì. Storia postale e filatteria. Storia postale e filatteria. Una passione che ho cercato di trasmettere anche a Berlusconi senza successo, perché gli ho consigliato 2 anni fa di dedicarsi alla collezione di Franco. La storia purtroppo non l'ho convinto, c'era anche Gianni Letta, ho provato sinceramente. Cioè, che come le ha parlato? Gli ho detto, guarda, se tu ti dedichi, come faccio io, alla filatteria e alla storia postale, avrai delle grandi soddisfazioni, adesso come fanno milioni di appassionati, e correrai anche meno rischi rispetto ad altre attività che sono più a rischio della filatteria e della storia postale. Ma veramente ha consigliato questo a Berlusconi? Certo, prima della conferenza nazionale sulla famiglia. Guarda che Roosevelt era un grande collezionista, magari aveva anche altri interessi. Andreotti Ce l'hai allo stesso occhio di Roosevelt. Lei ha consigliato quello davanti a Gianni Letta, a Berlusconi, meglio che ti dedichi ai francobolli piuttosto che alle donne, diciamo la verità, questo le ha detto a Berlusconi, o no? Ho detto di diversificare gli hobby. Diversificare gli hobby, mi sa che Berlusconi proprio, no, nisba, non c'ha, non c'ha. È entrato da una parte e è uscito dall'altra. Guarda, noi avevamo fatto una bellissima riforma costituzionale che aveva già battuto. Avevate fatto, e poi una fine. Se poi il popolo italiano con il referendum va dietro a Oscar Luigi Scalfaro e abroga la riforma e la riduzione dei parlamentari, si piglino le monetine e se le buttino in faccia. Però scusi, quando dico, ma voi buttatevi. Scusi, Giovanardi, però io dico, come buttatevi le monetine in faccia? Scusi. Scusi, quando dicono voi politici non volete ridurre il numero dei parlamentari, dico, noi l'avevamo già fatto. Sì, vabbè, una vecchia storia, non è che c'era solo elettorale, era diventata legge. Ma non c'era solo quello, Giovanardi, ma non è che gli elettori c'era sono meglio, infatti c'era l'interesse nazionale, c'era un riequilibrio rispetto allo strapotere. Vabbè, adesso non parliamo di questo, scusi, che appartiene al passato. Ma non è che gli elettori sono buoni quando vi votano e sono cattivi quando bocciano sonoramente. Sì. Però scusi un attimo, è interessante. No, io la riduzione dei parlamentari l'ho fatta, però con i grillini che arrivano, la terza repubblica sarà molto, molto, molto peggio della prima e della seconda. Cioè, meglio... facciamo sempre la gara al peggio, sì. E arriviamo, non so a che conclusione. Cioè, meglio quelli della prima repubblica che i grillini, dice lei? Sì, a me stanno quando erano i fascistelli, perché questa roba è nata negli anni 20, c'era sempre le stesse cose, gli stessi linguaggi, le stesse offese fatte con lo stampino. Luca, ha ragione Bersani. Allora, invece, i grandi paesi democratici tipo gli Stati Uniti. Ma chi sono i fascistelli? Scusi, i fascistelli chi sono? I genitori degli Stati Uniti o dei poi degli Stati Uniti? Se sono bravi, stanno lì. Ma chi sono i fascistelli? Chi sono i fascistelli? I fascistelli sono quelli che usano le stesse parole, le stesse frasi. I grillini, dice lei. Per dileggiare il Parlamento e le istituzioni. Luca, ha ragione Bersani quando date argomenti. Benissimo, ha ragione Bersani quando date fascista Grillo. Quando usa gli stessi argomenti dei fascisti, sì. Dunque, perché in quel caso ha ragione Bersani quando ha detto zombie, quando Grillo disse Bersani, zombie. No, ha ragione nel senso che Bersani fa parte dell'altra tradizione italiana, quella del comunismo, cioè di un paese dove quasi la metà della popolazione non ha mai capito né condiviso il metodo democratico. L'Italia è il paese in cui un terzo degli elettori fino alla caduta del muro di Berlino votavano comunisti. Però ho capito, ma io lasciamo perdere il passato. Quando Bersani dà del fascista a Grillo, lei ha parlato di fascistelli, dei grillini come dei fascistelli. Grillo, quando Grillo, che è un signore
che ha una condanna passata in giudicato per omicidio colposo, avendo accoppato tre persone. Vabbè, Giovanardi, su. No, ma batti pazienza, quando vuole quando sale in cattedra e vuole fare i processi pubblici nelle piazze, sì. Io ho detto più volte, faccio come padre Cristoforo, mi promisi sposi, che avendo ammazzato uno, dopo si è fatto frate, è andato a chiedere perdono ai parenti della vittima e per tutta la vita è spiato il suo peccato. Io uno che, con un fuoristrada che va in giro per la montagna e accoppa quelli che c'è in macchina con lui e viene condannato per omicidio colposo e che sale in cattedra e vuole processare a me, io non so se lo chiamo fascista. Come lo chiama? Come lo chiama? È inqualificabile il suo atteggiamento. Vabbè, come lo chiama se non lo chiama fascista? È un atteggiamento di un violento che avendo causato lui, riconosciuto per sentenza la morte di altre persone, dovrebbe fare? Invece di starsene tranquillo e buono, a espiare la pena. Un linguaggio e una violenza dicendo a me che lui vuole processare me. Sì, la vuole processare. Ma si processa, lui l'ha già processato. Perché io posso avere fatto degli errori, posso aver sbagliato, sbaglierò, ho le idee, le difendo. Però non ha ammazzato? Non solo non ha ammazzato nessuno, ma ha colpato. E quindi non voglio essere processato sulle piazze linciate, non voglio che un signore come Grillo venga a Modena come è venuto o in altre città a aizzare la gente al linciaggio. Va bene Giovanni, lui ha già dato. Grazie, come ha già dato? Nel senso ha già dato da quel punto di vista, dice lei? No, ha già dato nel senso che lui nella sua vita ha avuto occasioni per le quali io mi sono vicinissimo, può capitare nella vita alle persone di sbagliare. Padre Cristoforo, io voglio un grandissimo bene come tutti quelli che hanno sbagliato, ma quando uno nella vita ha avuto disavventure di questo genere ed è lui che vuole linciare gli altri, la cosa, se permette, mi dà un grande fastidio. Un tantinello fastidio. Rigetto consegno.